Giusto, cazzo, giusto, giusto, giusto. Questo pareggio è giustissimo, Giusto. ragazzi. Cioè, allora, la Lazio nel secondo tempo non ha fatto la partita dell'anno, ma sicuramente non si meritava andare in svantaggio con un gol del genere, Non poi. abbiamo fatto peggio di loro. Cioè, poi il primo tempo, mi direte, è stato anche molto bello. Il Milan ha avuto quel palo clamoroso, anche se lì mi viene da dire è stata una grandissima parata di Stracoscia. Cioè, l'hanno avuto, aveva fatto anche un buon tiro, secondo me. Anche loro hanno fatto una buonissima parata di Ah, Donnarumma. beh, sì, su quel tiro di Wallace nel secondo tempo, E anzi, la quindi? Lazio meritava molto di più nel secondo tempo rispetto al Milan. Lasciatemi dire che se la Lazio fosse uscita sconfitta da sta partita, No, non era giusto. davvero, cioè, noi abbiamo meritato di perdere contro le big, questo è poco ma sicuro, ma oggi non meritavamo di perdere contro questo Milan. Hanno giocato, hanno costruito, hanno fatto tanto e il pareggio ci sta. Il Milan che ha provato a fare il gran colpo non da provinciale, che nel secondo tempo si metteva dietro, poi ripartiva e ci provava, poi c'aveva giocatori straordinari. Suso, ragazzi, purtroppo, se c'era un giocatore che non volevo che giocasse questa partita era Suso, non Higuaín, ma Mi sta un Suso, po' sui perché coglioni, però vabbè. Suso, ma Suso è troppo Me non forte, c'ha piace. quel qualcosina in più di tecnica proprio. Però diciamo, parliamo della nostra squadra, che comunque nel primo tempo là io ho visto, ma anche nel secondo, un Badel da paura, cioè rimpiazzare Leiva non è facile per nessun mediano della Serie A, ma penso nel mondo, sinceramente Luis parlando. Alberto nel primo tempo è stato molto Ha bravo. messo due o tre palloni interessanti Luis Alberto, Sam si certo sta riprendendo. è. Sì, Cioè, è traumatizzato quel ragazzo. Perché è traumatizzato? Che gli avete diciamo fatto? di queste ultime partite forse è stata la miglior prestazione di Luis Alberto, però non proprio la sufficienza piena come. Beh, meglio di quello che stava facendo, voglio Ah dire, beh, stava sì, al nelle ultime muro del partite pianto, assolutamente era. sì. Non si vedeva manco. Milinkovic è stato bocciato da Inzaghi, ma lo boccio anche io, non è questo il sergente che voglio vedere. Nonostante nel primo tempo gli sia stato annullato quel gol, giustamente, perché Immobile stava fuori Parliamo gioco. del tuo. Tugu, l'uomo di 30 minuti, l'uomo che quando entra fa sempre qualcosa, ma l'uomo di 30 minuti non perché entra in 30 minuti, perché negli ultimi 30 minuti di partita ti fa sempre qualcosa, o ti fa l'assist o C'ha ti la fa un gol. rabbia, c'ha voglia di giocare, c'ha voglia di farsi vedere, c'ha Ma tutto, poi cioè un ce gol. lo mette, Ma poi ci mette un tutto. gol difficilissimo da fare, ragazzi. Stop e la piazza all'angolino. Non so che se stavano a lamentare lì, forse perché c'è stava Caicedo in mezzo, ma Caicedo, cioè. Stava a guardare un attimo le Ma farfallette. poi non era manco un fuorigioco perché stava allineata male la difesa del Milan. Pareggio giustissimo, un gran gol di Urrea, che come dici tu, bisogna parlarci, perché se questo entra ogni 30 minuti e ti fa combina qualcosa, parte titolare e combina comunque qualcosa, secondo me a sto punto tu deve giocare a titolare, perché tutto il bene che si può vedere di Luis Alberto, tutto il bene che si può vedere anche a Caicedo, però Correa è l'uomo del momento, è l'uomo che ti spacca la partita, che sia 90 minuti, che sia 30 minuti e ti fa un assist e un gol che Sì, servono. qualcosa te lo fa perché lui ci mette qualcosa, ci mette se stesso, lotta, quindi vai, continua. Difesa che non è che mi sia piaciuta tantissimo. Acerbi ha sbagliato qualcosina. Radu, purtroppo, spero non si sia fatto male. Perché quando esce Radu, io ho sempre paura che si sia fatto male Radu è ancora. uno che pure senza una gamba lui sta in campo e gioca e quando esce vuol dire che c'è qualcosa proprio che non gliela Sì, fa. e poi lui ha rosicato parecchio. Poi sto quando è Se uscita, a parte che stavamo perdendo lui perde una gamba, ingiustamente. secondo me continua a giocare. Lo so, purtroppo non è così Wallace che, boh, io sinceramente non capisco perché giochi titolare con Però ogni tanto c'ha Caceres delle lì, cose basta. incredibili. Cioè, Wallace fa 20.000 sbagli, però ogni tanto c'ha quelle cose incredibili Inzaghi lo premia per che quello. ti risolvono le partite. Non so, c'ha la botta di culo. Cioè, E ogni tanto c'ha la botta di culo, quella c'ha. a proposito di Inzaghi, ha fatto quel cambio facendo uscire Milinkovic e Luis Alberto, che mi ha lasciato a bocca aperta. Però che io vedi, se poi ti arriva a pareggiare una partita del genere, dove il Milan è andato in vantaggio per culo, non perché Gattuso aveva fatto chissà cosa, perché i uomini in campo avevano fatto chissà quale prestazione dopo quei due cambi di Inzaghi. Assolutamente, là che si tira becca Wallace, la Sì. palla cambia direzione, Stracoscia non può nulla. Assolutamente, proprio la Lazio, continua a dire che ha fatto secondo me molto meglio del Milan in questa Sì. partita. Meritavamo qualcosina di più, questo lo dico tranquillamente proprio. Lì non ci siamo arrivati, non ci siamo arrivati. Hanno giocato quel pochetto, hanno giocato bene. Meglio Mi prendo il pareggio, cioè. pareggiarle che perdere comunque Siccome sto stava andando punto. male la Assolutamente. partita, stavamo Dopo il loro gol io ho perdendo iniziato a stridere. immediatamente, a questo punto metto la firma sul pareggio. Migliore in campo tuo? Boh. Ma immagino Correa, perché visto poi parlare di Correa, io continuo a dire che fare una prestazione come quella che ha fatto Badel in tutti e due i tempi non era assolutamente No. facile, perché Leiva non lo rimpiazza, secondo me, quasi nessuno in Serie A lì a centrocampo. Badel ci è riuscito, mi è piaciuto davvero tanto. Complimenti al Milan Badel, ma complimenti anche a Inzaghi, che con quei due gambi è riuscito comunque a ottenere qualcosa di buono. Certo è che la Lazio, se non fosse stato per un Eurogol, sta partita l'avrebbe persa.
Però, ragazzi, di tutte le partite contro le big, questa è quella che abbiamo giocato meglio, è quella che Sì, si appunto sono meritavamo di visti, più. hanno lottato, c'era un parola al centrocampo che non lo so, stava a sbottare. A me mi pareva un piccolo vulcano. Cioè, ogni Parolo. volta che l'arbitro dava a parlargli lui si girava perché secondo me gli tirava una capocciata. E poi in Io l'ho sostituzione. visto male un paio di volte l'arbitro, che ho detto, ma gli tira Però se qualcosa. ci pensi è l'unico insostituibile, Parolo, ultimamente, perché sta facendo prestazioni straordinarie, io non ho parlato molto di Tentato lui. una rovesciata così. Sì, diciamo che si Vabbè. fa sempre vedere in Sì. aria, bellissimo avere Marco Parolo in squadra, ci ho fatto anche un video dopo dove ho parlato dopo una partita. Vabbè, comunque ragazzoli, un punto che mi prendo perché si era messa malissimo, meritavamo di Ma il più. cameo però del Zaghi espulso al Mamma, 95esimo, vogliamo parlarci. Inzaghi con Banti non si può covere. Sì, vabbè, Non ma si può covere. ho capito, ma al 95esimo me lo butti fuori per quale Perché motivo se e possono. fai continuare la partita per 2 minuti? Perché Ho se possono vedere, capito, se possono vedere. ma professionalità dell'arbitro Ma zero. l'arbitro che ne frega, cioè capirà Ho capito, ma ma dai, non può vedere Inzaghi. non c'ha un cazzo di senso l'espulsione al 95esimo. Lo so perché. Lasciamo fare. Detto questo, ragazzuoli, E dai, diteci. no, io non esco. Giusto, Inzaghi è cavolo. cocciuto. Giusto, Fateci cavolo. sapere la vostra nei commenti. Un veloce forza Lazio carica, noi andiamo a mangiare. Giusto, Bella, forza giusto. Lazio carica, punto, che me prendo.